classe prima della scuola Maria Ausiliatrice di Cogno. Vogliamo raccontarvi la nostra fantastica esperienza con il mondo delle api e con la nostra amica ape Melisa. Ci hanno accolto a scuola con l'intento di farci conoscere le classi, la palestra, i compagni, ma non solo, anche la nostra compagna di viaggio, Melisa. In verità non abbiamo preparato le valigie per un viaggio, ma lo zaino con quaderni, libri e astucci per iniziare un lungo percorso scolastico. Torniamo al nostro primo incontro con Melisa e la società delle api. Le maestre ci hanno letto un libro dal titolo Melisa Apetta Indecisa. Melisa è un'apetta curiosa e indecisa che con l'inizio della scuola ha scoperto quanti lavori e quanti mestieri poteva fare, ma soprattutto che prima bisognava andare a scuola. Con Melisa abbiamo imparato i ruoli delle api e i mestieri delle api operaie. Abbiamo preparato un bellissimo cartellone a forma di alveare dove ognuno di noi si è rappresentato in una celletta. Non solo abbiamo realizzato un portapenne a forma di ape da tenere sulla nostra scrivania. Infine, la cosa più colosa, dopo aver scoperto come nasce il miele, l'abbiamo assaggiato a settembre ad aspettare oltre alle maestre nella nostra classe c'era anche lei, la nostra compagna Melisa. Dovete sapere che grazie a lei abbiamo imparato a conoscere tutte le letterine dell'alfabeto. Lei ci ha accompagnato nel bosco incantato, ci ha insegnato a contare nella giungla magica, ma non solo. Spesso ci lasciava messaggi nel suo alveare dove ci spronava a lavorare meglio o ci insegnava tante cose nuove. Per aiutare Melisa a raccogliere il polline abbiamo costruito dei fiori colorati, li abbiamo appesi nel nostro bosco. Lei spesso in cambio ci lasciava grandiosi regali. Ha voluto regalarci un simpatico alveare dove sono rappresentate e scritte le regole della nostra classe. Ognuno di noi ha un
contenitore che, come le app pollinatrici, dobbiamo riempire di polline per poterlo condividere con i compagni e poi trasformarlo in miele. Questo possiamo farlo solo rispettando le regole della nostra classe. Elisa ci ha aiutato anche quando abbiamo dovuto imparare i giorni della settimana. Abbiamo creato un'area dove abbiamo inserito i nostri buoni propositi, abbinati a ogni giorno della settimana. E allora in scienze abbiamo realizzato un lapbook che raccoglie tante informazioni, non solo come nascono le api, ma anche come sono fatte e i ruoli che hanno nello sciame. Abbiamo scoperto come vivono e soprattutto abbiamo capito che l'apicoltore è l'amico delle api, le ama, le cura e le rispetta. La cosa che ha lasciato tutti noi a bocca aperta è stata scoprire l'importanza che hanno le api in natura. Noi tutti pensavamo alle api semplicemente come insetti capaci di regalare ottimi prodotti. Ma lo stupore è stato grande quando abbiamo compreso il ruolo fondamentale che hanno nel ciclo della vita. Che grazie anche a questi piccoli insetti instancabili le nostre piante possono essere impollinate per donarci poi i frutti. Nostra esperienza con il mondo delle api si è concluso con la fine della scuola. Siamo andati in gita scolastica al Dos del Bec, dove abbiamo potuto vedere e toccare con mano le vite delle api e i suoi prodotti. Questo primo
anno di scuola è finito, tante cose abbiamo imparato e tante dovremo impararne, ma sicuramente ci porteremo nel cuore anche per i prossimi anni la nostra amica Melisa, il mondo delle api.